Stia zitto, abbassi lo sguardo e non mi guardi in faccia. Sapete come mi sono sentito in quel momento? In quel tragico momento? Come una lepre su una strada abbagliata da un fascio di luce di una macchina. Una lepre abbagliata, terrorizzata, accerchiata da un numero spropositato di cacciatori pronta nell'essere spolpata viva. E da quando sono stato arrestato ho sempre detto che quel DNA non può essere mio. Mi hanno chiesto mille volte come possa essere finito sul mio DNA. E ho sempre risposto che è impossibile che sia mio. Perché non solo non ho ucciso Yara, ma non l'ho mai vista in vita mia, né ho avuto un contatto. E per questo motivo sono assolutamente convinto che si sia verificato un errore. Un mio semplice parere, secondo me, è un DNA sbagliato. Ecco come si spiega ciò che non è spiegabile in natura. Ma io non confesserò mai un delitto che non ho fatto, mai. E credo che il vero assassino, se avesse saputo che erano arrivati alla sua mamma attraverso l'esame del DNA, si sarebbe preoccupato e non poco. Anche in quel momento non ho cambiato il mio modo di vivere, delle mie abitudini. Non ho fatto nulla che potesse cancellare eventuali elementi contro di me. Non ho fatto nulla all'autocarro, alla macchina, agli attrezzi da lavoro, ai vestiti, ai miei effetti personali di casa. Non avevo nessuna preoccupazione. Chi ha compiuto tutto questo non è opera di una persona in cui sempre si è mostrata quotidianamente normale, ma è opera di schifose persone altamente disturbate, perverse, sadiche, maiali. La seconda cosa è che c'era la possibilità a questo punto che il fatto poteva essere commesso da un gruppo di persone. Mi spiace davvero che l'indagine dopo il mio arresto si siano fermate. Perché io sono in carcere, è il vero, o i veri assassini sono liberi e stanno ridendo di me e della giustizia. Io non ho mai accusato Maggioni dell'omicidio, ma siccome mi chiedevano insistentemente di spiegare come mai il perché della presenza del mio DNA sul corpo della bambina, io ho pensato che poteva essere stato qualcuno vicino a me sul lavoro. E che dire di quel giorno del 26 novembre 2010? Ho provato a far mente locale su cosa avessi potuto fare quel giorno, ma ovviamente, dopo tanto tempo, non potevo ricordarmi con precisione. In quei giorni non si era parlato a casa, proprio perché ero rientrato sempre alla stessa ora e comunque ho cenato con mia moglie e i miei figli. Ma io ho sempre sostenuto che per me era un giorno normalissimo, nel quale avevo fatto le solite cose e comunque se ne era parlato a distanza di tanto tempo e né io e né gli altri si ricordavano di quello che avessimo fatto. Ma siccome non c'è niente di un ricordo in quel giorno, è qui che mi giustifico, avendo saputo dopo che quel giorno pioveva e nevicava e quindi ho pensato che se non avevo lavorato avrei utilizzato tempo per svolgere le solite commissioni, come ad esempio andare da commercialista. E infatti agli atti risulta che proprio quel giorno avevo firmato la delega del pagamento delle tasse. La violenza non fa per me, non è la mia indole. Non è la mia indole, volete capire una volta per tutte? Non sono un assassino, sia ben chiaro a tutti. Fissatevelo in testa una volta per tutte. Non sono un assassino, sia ben chiaro a tutti. Posso marcire in carcere per un delitto atroce che non ho commesso senza che mi sia concessa almeno questa possibilità? Non date mai con certezza quello che è incerto. Brescia, 17 luglio 2017, lunedì, Corte d'Appello, processo contro Massimo Giuseppe Bossetti. Nel giorno precedente l'udienza e nella mattinata dell'udienza stessa, la stampa così argomenta. Il giorno, Gabriele Moroni. Bossetti, lettera prima del verdetto. Io innocente, rifate il test del DNA. L'imputato scrive al giorno. Corriere della Sera, Giuliano Biali. Delitto di Yara, domani per Bossetti sentenza o perizia. Riccardo Nisoli, le mosse della difesa e la gran cassa delle televisioni. L'altro processo. Libero, Simona Voglino Levi, Gianluigi Nuzzi, il conduttore, prepara una maratona su Yara. Concederei una superperizia a Bossetti, questo è il pensiero di Gianluigi Nuzzi. Brescia Oggi, Giuseppe Spatola,
Attenzione sul tribunale, è il giorno di Bossetti. I giudici sono chiamati a scegliere tra la conferma del verdetto oppure una nuova prova del DNA. Giornale di Brescia. Iara, prima della sentenza, Bossetti chiederà la prova del DNA. Parlerà davanti ai giudici che devono decidere del suo destino. Lecco di Bergamo, Vittoria Tanà, Bossetti, oggi il verdetto d'appello, sentenza o superperizia sul DNA. Rilascerà dichiarazioni spontanee. Domenica mattina, 16 luglio, giorno prima delle previste dichiarazioni spontanee di Massimo Bossetti, il quotidiano Il Giorno, a cura del giornalista Gabriele Moroni, pubblica una lettera indirizzata dallo stesso detenuto alla redazione del giornale, dando così una breve anticipazione di quello che verrà dichiarato da Bossetti nell'ultima udienza del suo processo d'appello a Brescia. Bossetti: da 3 anni invoco la mia innocenza, da 3 anni chiedo anche tramite i miei avvocati l'unica cosa che può consentire di difendermi, la perizia in contraddittorio sul DNA. Posso marcire in carcere per un delitto atroce che non ho commesso senza che mi sia concessa almeno questa possibilità? Confido che finalmente sia fatta giustizia e possa tornare a riabbracciare i miei cari da uomo libero e innocente quale sono, anche se ho una vita sconvolta e comunque segnata per sempre. Lo spero io, lo devono sperare i giudici. Sono convinto che lo speri Iara da lassù, almeno fino a quando il suo vero assassino, che è ancora libero e sta ridendo di me e della giustizia, sconterà la giusta pena. Bossetti Massimo. Il quotidiano Libero, attraverso una lunga intervista al conduttore di Quarto Grado Gianluigi Nuzzi, che si dichiara favorevole ad una ulteriore superperizia sul DNA, dà risalto al fatto che la stessa emittente, in occasione del verdetto della sentenza, sarà collegata al Tribunale di Brescia in una diretta, dalla mattina presto sino a sentenza dichiarata. Così è infatti. I mezzi di Mediaset, con i suoi operatori già dalle prime luci dell'alba di lunedì 17, stazionano di fronte al Tribunale. La via Lattanzio Gambara, prospiciente al Tribunale, è chiusa al traffico e nel brevissimo spazio di poco tempo è letteralmente invasa da una infinità di macchine di ripresa delle varie emittenti. Arrivano corrispondenti da ogni dove, battono sulle tastiere dei piccoli pad, resoconti sin dalle prime ore, ancor prima dell'inizio dell'udienza. Una strana agitazione si coglie ovunque, tra le persone del pubblico, tra gli incaricati del servizio dell'ordine, tra i numerosi corrispondenti, tra i protagonisti, ad iniziare dai familiari di Bossetti, mamma Esther e la sorella Laura Letizia, che si presentano all'ingresso scortate da una guardia privata per proseguire con i componenti lo staff del collegio difensivo dell'imputato, che raggiunge l'aula 64, l'aula magna Agostino Pianta, con molto anticipo. Presenti assieme a loro da alcune udienze un altro componente specializzato, stando ai si dice in genetica. In aula anche il maresciallo Giovanni Moccerino, il brizzolato maresciallo dai capelli foltissimi quasi bianchi, ex titolare della caserma dei carabinieri di Clusone, che aveva sempre assistito il pubblico ministero Ruggeri a Bergamo. L'udienza, fissata dal presidente Enrico Fischetti per le ore 8:30 con inizio alle ore 8:45, rispetta in pieno il programma. L'aula è gremita in ogni ordine di posti. Nessun posto riservato agli addetti di stampa è vuoto, così come quelli riservati al pubblico. Alle 8:42, con qualche minuto d'anticipo, il presidente della Corte, Enrico Fischetti, apre ufficialmente l'ultima udienza del processo d'appello contro Massimo Giuseppe Bossetti per consentire all'imputato di rendere le sue preannunciate dichiarazioni spontanee. Inizialmente il presidente procede all'appello, poi, su richiesta dell'avvocato Camporini, procede al deposito di una memoria che non sarebbe altro che una rielaborazione dei motivi aggiunti, così spiega Camporini. Copia della memoria viene consegnata alle parti. Accertato che non ci sono ulteriori repliche, autorizzato Massimo Giuseppe Bossetti a prendere posto accanto ai suoi difensori Salvagni e Camporini,
Il presidente dà l'assenso all'imputato di procedere al rilascio delle sue dichiarazioni spontanee e dà atto che l'imputato sta leggendo un suo appunto che verrà depositato. Massimo Giuseppe Boschetti, dichiarazioni spontanee. Buongiorno a lei, signor Presidente, buongiorno a tutti voi, signori giudici. Vi confido apertamente che stanotte non ho chiuso occhio perché potete ben capire il mio stato d'animo, però sono contento di trovarmi qui oggi davanti a questa corte, almeno ho la possibilità di farvi capire chi è la persona che vi sta qui davanti. Prima di tutto sento di dovermi scusare per le modalità scorrette che ho avuto nella prima udienza senza che mi venisse concessa la parola, ma credo che comprendiate benissimo lo stato d'animo di una persona che si sente attaccato con ipotesi fantasiose e irreali. Innanzitutto vorrei esprimere apertamente un pensiero sincero a Yara, che è l'unica vera vittima di questa immane tragedia, una bambina, una ragazzina che aveva ancora tanto molto diritto da vivere, una bambina che poteva essere benissimo mia figlia, la figlia di tutti voi, che amava la vita, stravedeva per la passione della danza, come conclamato da tutti chi la conosceva. Finché un giorno, un tragico momento, qualcuno non decise di impedirle definitivamente nell'evolversi della vita di realizzare così tutti i suoi amati sogni. Neppure un animale meriterebbe così tanta crudeltà e sadicità del genere. Non oso pensare, immaginare il dolore, lo strazio, la sofferenza intensa di quei poveri genitori, signori Gambirasio, che per tutta la vita dovranno convivere con questa sofferenza per la perdita della loro amata figlia. Pertanto vi chiedo di non lasciare nulla di intentato, ma di lottare con coraggio al mio fianco alla ricerca della giusta verità. Se avete prestato attenzione in tutte queste udienze, non vi ho mai tolto lo sguardo d'addosso, non perché volessi che i vostri sguardi si incrociassero con i miei, ma perché volevo ben capire e vedere quanto in voi sussisteva l'interesse nel seguire tutto e onestamente. Devo dire che molto mi ha colpito il vostro comportamento composto, vigile, molto attento nel prendere appunti, in quanto accusa e difesa si pronunciavano in voi quello che avrei preferito che lo fosse in corte d'assise di Bergamo. E questo vi fa onore e vi ringrazio per tutta la vostra attenzione e pazienza prestata in queste lunghe e stressanti udienze, almeno per me, ma penso che lo sia anche per voi. Mi avete trasmesso con molto interesse. Vorrei che tutti voi, signori, per un istante vi immedesimate cosa significa passare un solo giorno recluso ingiustamente senza che vi si possa dare la possibilità nel difendervi e nell'essere creduti nella vostra verità. Provate solo a immaginarlo, solo a immaginarlo. Vi chiedo e non di viverlo quotidianamente come lo sto vivendo io. Fin dalla sera del giorno del mio arresto ho subito ore e giorni di intensi interrogatori, chiedendomi sempre al termine di ogni interrogatorio pesante e snervante, sia dal pubblico ministero e dagli inquirenti, di confessare. Che cosa serve interrogare ore e ore una persona se poi comunque non vogliono crederti e alla fine deliberatamente fanno sempre quello che vogliono? Cosa serve? Non potevo confessare quello che non avevo commesso, anche se magari mi avrebbe fatto comodo, più a loro che a me. Ne ho sentito di cattiverie e ingiustizie, purtroppo anche in quest'aula, dipingendomi, denigrandomi vergognosamente con molti ripetuti sinonimi, aggettivi schifosi, anche fantasiosi, che nessuno di per sé possono essere minimamente equiparati nel mio assoluto modo di essere. Ormai sono talmente così abituato nel sentirmi buttare addosso tutto e di più che ci ho fatto l'abitudine. Signor Presidente, signori giudici, voi siete liberi di credere o non credere, ma con tutta sincerità e onestà vi ribadisco la mia innocenza.
Se io fossi stato l'assassino, l'autore, l'artefice di quello efferrato, crudele e orrendo delitto, la sera stessa del mio arresto non avrei esitato neppure 10 secondi nel dirlo di fronte a tutto quel strepitoso, immenso esercito, perché è consapevole che prima o poi, continuando a indagare, la verità sarebbe emersa, evidenziata agli occhi di tutti noi. E sicuramente e principalmente l'avrebbe di certo capito ancor prima di tutti voi, sarebbe stata lei, mia moglie, leggendomi dritto negli occhi, nelle varie espressioni, nei vari comportamenti quotidiani, non più i soliti, anomali, diversi da quelli di sempre, normalmente eseguiti. Ma scusate davvero, come si fa a mantenere lo stesso comportamento dopo aver commesso un omicidio orribile di questo genere? Un'atrocità. Sfido chiunque che riesca a mantenere un atteggiamento in piena normalità dopo aver compiuto qualcosa di così anormale e devastante senza dare segni di squilibrio, di sospetto e di cedimento. È assolutamente impossibile. E non rientra affatto nel mio caso, nel modo più assoluto, del carattere di cui sono fatto, perché se fossi stato io nel commettere tutto questo non sarei riuscito più a gestire più nulla della mia vita, non sarei più riuscito nel muovermi liberamente, la testa mi avrebbe impedito, certificandomi di giorno in giorno, nel svolgere tutto pure con il lavoro che da sempre intraprendo, non avrei più avuto, mantenuto la solita concentrazione studiando e valutando continuamente i disegni edili, e non parlo di disegni banali artistici, ma ingegneristici e architettonici, nella costruzione e nella realizzazione dei vari fabbricati commerciali e residenziali. Figuratevi con l'avere a che fare con tutte le persone nei cantieri e coi clienti, ma principalmente a casa, con mia moglie, che non sarei stato più in grado di prendere in braccio e capace di abbracciare i miei figli come ho sempre fatto prima e dopo i fatti. Sono padre di 3 figli, all'epoca dei fatti il maschio aveva 9 anni, le bambine 1 a 6 e 1 a 4, sarei diventato ingestibile sotto gli occhi di tutti. Credetemi, ma credetemi seriamente, se io fossi colpevole avrei fin da subito accettato il processo con rito abbreviato, che mi è stato consigliato con tanta insistenza da parte dell'accusa ansiosa di chiudere al più presto la complicata e dispendiosa faccenda, prospettandomi tutti i vantaggi che mi sarebbero derivati come lo sconto di 1/3 della pena. Permessi, premi, affidamento ai servizi sociali e quant'altro. A conti fatti, la mia effettiva detenzione si sarebbe ridotta sì e no a 10 anni. Ne sarei uscito ancora giovane e avrei potuto godere la mia famiglia ancora per tanti anni. Ma io non confesserò mai un delitto che non ho fatto, mai. Voglio che i miei figli, guardandomi, possano dire: papà è buona, onesta persona, papà merita tutta la nostra stima e il nostro affetto. Credetemi per favore, chi ha compiuto tutto questo non è opera di una persona che si è sempre dimostrata normale, ma è opera di schifose persone, schifose, altamente disturbate, perverse, sadiche e maiali. Ci sono 2 cose che mi lasciano stupito e perplesso. La prima, che Yara si dice che è stata seviziata con 2 tipi di arma, una da punta e una da taglio. Soltanto un sadico può infierire così sul corpo di una ragazzina, ma nessuna perizia psichiatrica è stata richiesta su di me. Forse sapevano benissimo da subito che persona buona ero io, non violenta, e se fossi violento a quest'ora in carcere avrei fatto un macello, ma credetemi, avrei fatto un macello. Dopotutto che quotidianamente tra ingiustizie e casini si continua a dover subire, cominciando dall'ingiusta detenzione. La seconda cosa, che era la possibilità a questo punto che il fatto poteva essere commesso da un gruppo di persone di cui non ho mai fatto parte, perché sono sempre stato solitario e dedicato solo al lavoro e famiglia. Nessuna ricerca è stata fatta in questo senso, malgrado le numerose tracce di estranei riscontrate sugli abiti e sul corpo di Yara.
Secondo le persone che mi vogliono bene, che mi scrivono e sono tanti, credetemi, e che sono qui presenti e che credono nella mia innocenza, l'accusa si è avvalsa di pretesti ridicoli per denigrarmi. Come giudicare un indizio di colpevolezza all'acquisto di sabbia da parte di un muratore? Un po' come accusare un medico per l'acquisto dei medicinali. Mi sono anche stupito che nessun edicolante ricordasse la mia faccia per tutte le centinaia di figurine acquistate per i miei figli e prodotte in tribunale a Bergamo. Eppure vi assicuro che non ho una tipografia segreta in cantina per stampare col relativo codice barre, nemmeno sono scese direttamente dal cielo a casa Bossetti. Mi spiace davvero che le indagini dopo il mio arresto si siano fermate, perché io sono in carcere e il vero colpevole o i veri assassini sono liberi e stanno ridendo di me e della giustizia. Ritengo che non si debba lasciare mai nulla di intentato alla ricerca della verità. È anche vero che quasi tutti gli imputati si dichiarano innocenti anche quando sono colpevoli, ma non è il mio caso. I miei avvocati non mi difendono per dovere, ma per sincera convinzione. E da quando sono stato arrestato ho sempre detto che quel DNA non può essere mio. Mi hanno chiesto mille volte come possa essere finito sul mio DNA. Ho sempre risposto che è impossibile che sia mio, perché non solo non ho ucciso Yara, ma non l'ho mai vista in vita mia, né ho avuto contatto, e per questo motivo sono assolutamente convinto che si sia verificato un errore. Non posso autoconvincermi di assumere la responsabilità di un dato non certo di cui non mi è stata mai data la possibilità di poter partecipare, neppure la difesa alla certezza dell'esame. Come posso far finta di niente accettando tutto questo se non mi viene data la possibilità di poter ripetere e dimostrarvi che quella parziale traccia non mi appartiene? Ho sentito parlare di svariate volte di anomalie e di incertezze su quel DNA, e se fossi l'assassino sarei un pazzo a chiedere una perizia che potrebbe eliminare tutti questi dubbi schiacciandomi contro le mie responsabilità. Invece io non temo nulla, sono estremamente sicuro che quel DNA non è mio, e quindi ancora oggi per l'ennesima volta vi supplico e vi imploro di fare questa verifica, perché vedrete che il risultato mi darebbe ragione. Sapevo anche che alla morte di Yara stavano cercando l'assassino attraverso il DNA, infatti i miei colleghi di lavoro sono stati chiamati a fare questo esame e nel luglio del 2012 anche mia mamma. Io non mi sono mai preoccupato per questa indagine, primo perché non c'era motivo nell'esserlo e secondo perché non sono l'assassino, e credo che il vero assassino, se avesse saputo che erano arrivati alla sua mamma attraverso l'esame del DNA, si sarebbe preoccupato e non poco. Anche in quel momento non ho cambiato il mio modo di vivere, le mie abitudini, non ho fatto nulla che potesse cancellare eventuali prove contro di me. Non ho fatto nulla all'autocarro, alla macchina, agli attrezzi di lavoro, ai vestiti, ai miei effetti personali di casa. Non avevo nessuna preoccupazione, anzi, come tutti i miei paesani, i miei colleghi di lavoro, speravo che arrivassero a trovare il colpevole. Signori giudici, riuscite a darmi una risposta o una spiegazione sull'anomalia di questo DNA? Un mio semplice parere, secondo me è un DNA sbagliato. Ecco come si spiega ciò che non è spiegabile in natura. E che dire di quel giorno del 26 novembre 2010? Ho provato a fare mente locale su cosa avessi potuto fare quel giorno, ma ovviamente dopo tanto tempo non potevo ricordarmi con precisione. In quei giorni non si era parlato a casa, proprio perché ero rientrato sempre alla stessa ora e comunque avevo cenato con mia moglie e i miei figli. Chiedetelo, è qui presente, come accade sempre, altrimenti mi sarebbe stato chiesto il motivo del ritardo. È vero che come tutti i cittadini si è parlato di quel giorno tra di noi familiari, ma io ho sempre sostenuto che per me era un giorno normalissimo nel quale avevo fatto le solite cose e comunque se n'era parlato a distanza di tanto tempo.
e né io né gli altri si ricordavano di quello che avessimo fatto. Certo, sarebbe stato diverso se avessi avuto un'agenda, un registro del cantiere da segnare ogni singolo giorno di quello che potessi aver svolto, oppure un semplice ricordo di un banale evento che potessi aver visto e mantenuto in mente. Ma siccome non c'è niente di un ricordo in quel giorno, è qui che mi giustifico, avendo saputo dopo che quel giorno pioveva e nevicava, e quindi ho pensato che se non avevo lavorato avrei utilizzato il tempo per svolgere le solite commissioni, come ad esempio andare dal commercialista. Infatti, agli atti risulta che proprio quel giorno avevo firmato la delega del pagamento delle tasse e quindi il mio ricordo era corretto. Altro non potevo ricordare a distanza di tanto tempo. Mi chiedo come mai non ci si soffermi un solo istante su quel video del mio arresto, con delle modalità scandalose e altamente vergognose per come tutto nei miei confronti si è svolto, che ha scaturito un forte clamore mediatico. Volete archiviare anche questo? Far finta di niente? Adesso che tutto il mondo è alla conoscenza? Certo, sicuramente non giova nei confronti dell'accusa. Quindi, avendo vissuto tutto sulla mia pelle in prima persona, non riesco e non posso e non riesco sicuramente a far finta di niente. Ora, e qui vorrei fare una riflessione. Ma c'era bisogno di scomodare un esercito, c'era bisogno di fare un circo mediatico per arrestare una persona nel suo lavoro quotidiano, c'era bisogno di farlo inginocchiare di fronte al mondo intero, di fronte ai suoi figli, senza dargli un minimo di spiegazione, di un solo semplice perché, di tutto quello che mi stava capitando, ma solo in grado di rispondermi: stia zitto, abbassi lo sguardo e non mi guardi in faccia. Perché mi avete trattato così? Perché avete agito così crudelmente, bruscamente, umiliandomi di fronte alla mia famiglia, ai miei figli, di fronte al mondo intero, calpestandomi ogni mio diritto, ogni mio rispetto, tutta la mia dignità, quando cercavo solo una semplice spiegazione? Perché? 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 Bastava solo chiamarmi in caserma con un finto escamotage, una notifica di un verbale, pormi alcune domande, e invece avete preferito rovinarmi la vita facendomi evidenziare agli occhi di tutti il peggior spietato assassino, un vero mostro. Vergognatevi. Sapete come mi sono sentito in quel momento, in quel tragico momento? Come una lepre su una strada abbagliata da un fascio di luce di una macchina, una lepre abbagliata, terrorizzata, cerchiata da un numero spropositato di cacciatori pronti per essere spolpata viva. Solo il pensiero mi fa male, solo il pensiero. E per il mio povero amato papà, credete che sia stato bello vedere il proprio figlio inginocchiato, ammanettato, trattato in quelle pessime condizioni la sera stessa che gli venne diagnosticato un tumore al pancreas fulminante? Credete che sia stato bello per un padre vedere un figlio inginocchiato così su un ponteggio? Sicuramente gli avete accelerato l'intensa sofferenza e poter vivere ancora più a lungo. È giusto, perché io non voglio tralasciare proprio nulla di quanto già sopportato, ma è giusto ricordare per tutto quello che ho subito. Addirittura viene montato, costruito un filmato riguardante un autocarro simile a quello di Bossetti, insinuando tutto falsamente contro di me, divulgando alla stampa per condizionare l'opinione pubblica. Certo, quello che ho potuto fare era il minimo: querelare. Dovevo star zitto? Devo stare zitto dopo tutto quello che mi è stato fatto? Come posso far finta di niente? E se diversamente fosse stato il contrario, ed essere lui a querelare me? Se fosse stato lui a querelare me, cosa sarebbe successo? Cosa mi avrebbero fatto? Mi avrebbero dato 3 ergastoli. Quindi, signori giudici, dopo tutte queste molteplici cattiverie subite, vi invito nel confrontarvi tra di voi in modo che ne prendiate atto, traendo così un sincero, onesto giudizio se Bossetti meritava tutti questi grandi privilegi. Non voglio puntare il dito contro nessuno, ma solo farvi capire se meritavo tutto questo comportamento da loro. Davvero, credetemi, faccio fatica ad andare avanti dopo tutto quello che ho subito.
Un ultimo argomento. Vorrei spendere solo due parole sulla calunnia facendovi notare che di questo reato sono stato pienamente assolto dalla Corte di Assisi di Bergamo, perché il reato non sussiste. Signor Presidente, in quel momento mi trovavo in isolamento, una terribile detenzione che non auguro a nessuno, di passare un solo giorno. L'isolamento è una terribile detenzione e se sei forte accetti tutto, convivi tutto, vinci le sbarre, se no loro sono loro a vincere te. È una detenzione che ti fa, che ti distrugge dentro, ti consuma dentro, ti lascia il segno per sempre. Solo una cosa così mi fa temere, la morte. Basta. In isolamento non ero lucido, non ero lo stesso, non ero in me, assumevo psicofarmaci perché non sopportavo più niente, umiliazioni, insulti, sputi, le solite grida, non sapevo dov'ero, non dormivo niente e le condizioni psicofisiche dal momento drammatico e terribile dovute all'arresto, all'isolamento, allo stato emotivo e alla campagna di denigrazione che mi stava demolendo come persona, come marito, come padre, come figlio. Non mi davano scampo, avvolgendomi sempre più in piena depressione, portandomi al massimo, nel massimo dello sconforto fino a pensare di farla finita. È facile stare qui a parlare, ma è difficile per chi ne ha subito. Non potevo vedere, né parlare con nessuno, ero solo, tremendamente solo, abbandonato con me stesso, nel mio vuoto, con le mie paure, le mie delusioni, tutto si mescolava e nella immediatezza tutto un pensamento mi travolse. Mi trovavo in un profondo stato confusionale, terribile, completamente devastato in un senso di vuoto. Mi sentivo abbandonato come un bambino che aveva perso la madre e in preda al panico cercavo un viso noto, una mano caritatevole, qualcuno che mi potesse dire non preoccuparti, ma se sono qui io. Invece in un momento così altamente devastato di cui avevo un estremo bisogno di qualcuno, di un minimo di comprensione, un minimo di rispetto, nessuno vidi, nessuno sentì. Cosa semplicemente ho fatto? Sono andato dietro quello che gli inquirenti mi dicevano, di dare una spiegazione, un'ipotesi alternativa, un possibile sospetto e ho voluto dare questo spunto di indagine, ma non con l'assoluta intenzione di voler accusare, di voler calunniare qualcuno. L'ho ribadito più volte nel verbale, guardateli, vi prego di credermi, è la pura verità. Era una semplice esternazione di un sospetto, tutto qui. Io non ho mai accusato Magioni dell'omicidio, ma siccome mi chiedevano insistentemente di spiegare come mai il perché della presenza del mio DNA sul corpo della bambina, io ho pensato che poteva essere stato qualcuno vicino al mio, a me, sul lavoro. Faccio presente che in quel momento mi dicevano che il mio DNA era tanto, tanto, tanto incontestabile, poi invece si è rivelato contraddittorio e non certo. Io sono profondamente arrabbiato, deluso, amareggiato, stanco, stanco di vivere e subire, stanco di capire e sentire chi mi accusa ingiustamente. Signor Presidente, giudici, siete persone umanamente valide e professionali e con tutto il rispetto e l'onestà che nutro in voi, per favore abbiate coraggio, il sacrosanto coraggio nel far luce, chiarezza, trasparenza su tutto, affinché si possa fugare ogni eventuale dubbio, una volta per tutte. Potete controllare voi stesse, essere responsabili delle vostre decisioni, delle vostre emozioni, della vostra realtà interiore. Tutto quanto tanto dipende da solo voi e nessun altro. Non date mai per scontato con leggerezza la colpa agli altri. L'innocenza o la colpevolezza deve essere vista in modo ragionevole, corretto, concreto, riscontrata in tutto e per tutto nel suo complesso modo di essere. Siamo consapevoli che il bene e il male esistono e voi tutti avete la coscienza nel prendere atto per distinguere l'uno dall'altro. L'ansia e la preoccupazione non mancano in nessuna vita, per cui sappiate agire con assoluta fermezza e la consapevolezza sulla piena ed equa giusta verità, su tutto, scardinando ogni ombra di dubbio. Non date mai con certezza quello che è incerto, non date mai con certezza quello che è incerto, non abbiate paura, non spaventatevi per gli errori ingiustamente commessi dagli stessi simili. Gli errori contengono sempre una lezione per il futuro. Non affidiamoci ai soli continui errori come se fosse una moda del tempo
perché limitano il nostro modo di vestire, il modo di mangiare e soprattutto il modo di vivere. Vivere in questo sistema vuol dire nuocere alla salute ed i valori di tutti noi. Oggi in me prevale tanta sofferenza, la pura sofferenza di chi si interroga e non trova risposte se non altro dolore. I miei figli, quando vengono a trovarmi a colloquio, mi chiedono: «Papà, papà, quando è che torni a casa? Ci mancano tanto tutte quelle tue domande dove tutti insieme ci divertivamo nei parchi acquatici. Ci mancano tutti quei pensieri, quei giochi, e quando rientravi alla sera a casa del lavoro ci portavi le figurine con amore e ci offrivi prima di cenare. Ci manchi tantissimo, papà. Ci manchi tantissimo, papà». A chi lo dite, figli miei, cuccioli amori miei? E ancora: «Papà, papà, non puoi uscire da un'altra porta?» Figli, amori miei, papà uscirà a testa alta dalla porta in cui è entrato, dall'ingresso, da quell'enorme cancello sbarrato che anche voi oltrepassate per venirmi a trovare. Perché così deve essere e così sarà. Papà incontrerà pure un giudice nel suo percorso processuale che voglia realmente capire e vedere quanto tutto è successo. Veramente me lo auguro di cuore davvero. Io ho sete di verità e giustizia, loro qui presenti hanno sete di verità e giustizia, la società, tutti quanti abbiamo sete in questo. E se anche voi avete sete in questo, allora dimostratemelo concedendomi la visione di tutti i reperti, abiti, filmati e quant'altro, in possesso dell'accusa e mai potuto visionarli, nonostante io e la mia difesa abbiamo con forza sempre chiesto e inutilmente mai ottenuto il permesso di poterli visionare. E infine, quello che vi chiedo espressamente, concedetemi la superperizia in contraddittorio, richiesta, implorata e supplicata da me, mai concessa, affinché vi possa dimostrare la mia assoluta estraneità ai fatti. Ma scusate, quello che da sempre, da tempo mi domando: cosa diamine c'è da temere? Se tutto è stato realmente rispettato, eseguito, svolto correttamente, secondo le norme procedurali, con assoluta sincerità e onestà, perché non darmi l'opportunità di visionare i reperti e ripetere tutto? Cosa temete? L'unica, vera e sola luce giusta della verità. Non esiste che nessun essere umano innocente possa non godere della propria libertà personale. Tutto questo per farvi capire che non si può far finta di niente. È tutto ingiusto, come ingiusto ed inconcepibile tutta questa mia intensa sofferenza attribuitemi senza un minimo di diritto, di rispetto, senza una vera certezza, certa, un solo straccio di prova contro di me. Chi mi ha accusato alla luce di una parziale traccia di un DNA incerto, anomalo, strampalato, dubbioso, come dubbioso è rimasto il tipo di fluido biologico in cui consiste, e per lo più mai autorizzata la possibilità di replicarla nella consentire l'ufficiale appartenenza. Se si ha un minimo di coscienza si dovrebbe provare rimorso nel vedermi marcire in carcere. Credetemi, per l'amor di Dio, non ho mai fatto male a nessuno, non ho mai alzato un dito su mia moglie, sui miei figli, non ho mai litigato con nessuno, né sul lavoro, né con i vicini di casa. Anche in carcere sono benvoluto da tutti, a partire dal direttore sino agli ultimi dei detenuti. Ho sempre vissuto amando rispettosamente tutti i miei familiari nel miglior modo possibile, assicurando da sempre a loro il benessere. Possibile che non vi rendiate davvero conto il mio sincero modo di essere? Davvero è possibile che non vi rendiate davvero conto? La violenza non fa per me, non è la mia indole, non è la mia indole, volete capirla una volta per tutte? Non sono un assassino, non sono un assassino, sia ben chiaro a tutti, fissatevelo in testa una volta per tutte. Io vivo come ho sempre vissuto, semplicemente vissuto per l'amore di mia moglie, dei miei figli, i miei familiari, per tutto quello che giustamente mi sta accanto. L'amore che mi custodisco in loro è un amore profondo, sincero, puro. È un amore che dà tutto quello, ciò che può, senza nulla chiedere in cambio, se non la gioia dell'altro.
Questo è il vero grande bene donno che Bossetti mantiene nel suo cuore, l'amore per la famiglia e non per la violenza, come tutti mi avete descritto bruscamente. Ho 3 figli della stessa età di Yara e quando sono venuto a conoscenza di questo fatto ho tremato per il pensiero che potesse succedere a uno dei miei figli. Signor Presidente, signori giudici, anche nelle condizioni di forte stress mi chiedevano di confessare che mi avrebbero trattato bene. Per favore, vi chiedo, per favore, se tenete alla vita di una persona, abbiate un minimo di rispetto in lui che piano piano sta morendo dentro. Non tralasciate nulla, approfondite tutto, vi prego, perché la mia vita non è più vita. Ora la mia vita è nelle vostre mani, dipende tutto da voi. Vi chiedo solo semplicemente di aiutarmi e di capire tutto e trovare quella verità, l'unica e sola verità che ancora oggi si nasconde dalla realtà. Posso marcire in carcere per un delitto atroce che non ho commesso senza che mi sia concessa almeno questa possibilità? È giusto che il vero assassino e i veri assassini sono ancora a piede libero? Ho fiducia nella giustizia e sono convinto che la verità verrà a galla, perché deve essere assolutamente trovata a tutti i costi, per rispetto mio e nell'assoluto rispetto per Yara, che da anni da lassù si aspetta il suo assoluto riposo in pace. Pertanto auspico a tutti voi, signori, nel valutare con coraggio, onestà e sincerità l'assoluta verità, voglio che sappiate che mai mi renderò colpevole della mia innocenza, perché una sola cosa so veramente, quella di essere innocente. Vi ribadisco la mia innocenza e mi affido sinceramente alla coscienza di voi giudici. Ringrazio di cuore per l'attenzione e pazienza prestata nell'avermi ascoltato, ricordandovi quanto sto ingiustamente passando, perché questo è il più grave errore giudiziario di questo secolo, perché non solo sono estraneo a questo fatto, ma perché ormai la mia vita non è più vita. Grazie per chi di dovere, per sempre, a chi la mia vita me l'ha sempre completamente rovinata. Grazie a tutti. Al termine delle dichiarazioni spontanee, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dispone che la Corte si ritiri in Camera di Consiglio. Richiesto sui tempi necessari per addivenire ad una decisione della Corte, laconico il Presidente risponde: «Non abbiamo limiti, la giornata è lunga, non sappiamo». L'attesa. Sono le 9:20 circa quando il Presidente Enrico Fischetti, dopo le dichiarazioni spontanee dell'imputato, dichiara chiusa la discussione. Il Presidente dispone che la Corte, sui giudici popolari, 3 donne e 3 uomini, in aggiunta al Presidente stesso e al giudice all'atere Massimo Vacchiano, dispone che la Corte si ritiri in Camera di Consiglio. Su domanda dell'avvocato difensore Paolo Campurini circa eventuali tempi per arrivare a sentenza, il Presidente Fischetti precisa: «Non abbiamo limiti, la giornata è lunga, non sappiamo». Si vocifera che la sentenza non arriverà prima delle 18 del pomeriggio. Ritiratasi la Corte in Camera di Consiglio in aula è un immediato rompete le righe. Gli addetti stampa si precipitano fuori per redigere i primi resoconti sulle dichiarazioni spontanee dell'imputato e per raccogliere tramite interviste ai protagonisti e dalle persone del pubblico pareri ed opinioni. I più cercano di rifocillarsi presso il prospiciente locale Bar Domani, che diventa redazione e punto d'incontro per gli addetti ai lavori, per consulenti e per avvocati. Altri preferiscono rimanere all'interno dei locali del tribunale, refrigerati dall'aria condizionata e dotati di un piccolo bar e di una minuscola rivendita di tabacchi. Nei tavoli del bar del tribunale, scortate dalla fida guardia, sostano anche per qualche istante mamma Esther e Laura Letizia, che si rifocillano. Si scambiano pareri, commenti e più di uno azzarda qualche previsione in merito alla sentenza attesa dopo le 18. L'attesa è lunga. I giornalisti non smettono un attimo di inviare articoli e battere sui tasti delle minuscole tastiere del loro iPad. Molti sostano lungo i corridoi dotati di numerosi banchi di legno disposti lungo tutte le pareti di fronte alle varie aule del tribunale. Si è al piano terra. Un signore scatta qualche foto nell'aula 64. È vuota. I militari, vista l'ordinanza che vieta lo scatto di foto, provvedono al sequestro del telefonino del malcapitato che, visto che l'aula era deserta, si era permesso qualche scatto.
ne nasce una discussione che viene sedata dal sopraggiungere di due capitani dei carabinieri, il giovanissimo capitano dei carabinieri Lorenzo Provenzano, che sovrintende il servizio d'ordine, riesce a mettere un po' d'ordine. Sono le 17:30. Poiché si era paventata l'ipotesi della lettura della sentenza per le ore 18 circa, tutti iniziano a fare rientro frettolosamente all'interno del tribunale. L'avvocato Benedetto Maria Bonomo, legale di Ester Arzuffi, è seduto assieme alla sua assistita sui lunghi banconi gialli posti di fronte a tutte le rispettive aule. Con loro anche la sorella gemella di Bossetti, Laura Letizia, e la guardia del corpo, un energumeno che preferisce stare in piedi e vigilare con occhio attento. Inviati di quarto grado, la giornalista Mura, l'inviato Tosi e l'altra loro giovanissima e bravissima collega fanno la staffetta per portare notizie e garantire la diretta non stop preannunciata dal direttore Gianluigi Nuzzi. Non sono da meno i giornalisti delle altre varie testate, Rai in testa, che vanno avanti e indietro lungo i corridoi dei tribunali. Arrivano anche i legali della famiglia Gambirasio, l'avvocato Enrico Pelillo e il genetista Giorgio Portera, che verrà successivamente apostrofato in diretta dal suo collega genetista del collegio difensivo Marzio Capra. Scaramucce verbali e anche qualche poco velata offesa che Portera dichiara di voler chiarire, offrendo un caffè al suo irritito collega poco incline a fare atto di fede di fronte alle analisi di Risi. Alcuni militari, che probabilmente fanno da spola fra la camera di consiglio e il pubblico, vengono interrogati come oracoli circa l'orario della sentenza. Sono passati le 19, si viene informati che si va per le lunghe. Tra le persone del pubblico inizia a serpeggiare qualche nervosismo. Si è in piedi dalla mattina presto, la stanchezza inizia a farsi sentire. La lettura della sentenza viene continuamente rinviata di ora in ora, dalle 18 alle 19, dalle 19 alle 21 e così via. Alcuni vociferano che la giuria non è concorde, che i giudici sono divisi. Altri fanno presente che nei processi d'appello, a causa dell'ingente materiale da analizzare, si va sempre per le lunghe. D'altronde, il presidente Fischetti, sottolinea qualcuno, era stato chiaro sui tempi sin dalla mattinata. Non abbiamo limite, la giornata è lunga, non sappiamo. L'orario viene spostato alle 11. Tra mezz'ora comunicano, si verrà nuovamente informati. Alcuni intervistati paventano che, data la rottura, a loro dire, tra i giudici, il tutto sarebbe rimandato all'indomani. È la goccia che fa traboccare il vaso. Alcuni cercano di entrare forzatamente nell'aula 64, dove verrà letta la sentenza. È mezzanotte. Si rimanda ancora di mezz'ora. Dalla diretta televisiva si apprende che il momento della lettura avverrà a momenti. È passata circa mezz'ora dalla mezzanotte, quando alle 0:31 il presidente della Corte, Enrico Fischetti, il suo giudice al latere, Massimo Vacchiano, i sei giurati si presentano in aula. Viene data lettura. Il risultato è la conferma dell'ergastolo per l'imputato Bossetti, un verdetto che verrà accolto tra le lacrime dall'imputato e dai suoi familiari, mentre i suoi legali dichiarano che ha perso il diritto, ha perso la giustizia. Non si rassegnano al verdetto della sentenza e preannunciano di andare avanti sino alla Cassazione, sino eventualmente alla Corte di Strasburgo, affinché venga ristabilito diritto e giustizia. Si dichiarano profondamente dispiaciuti ma sereni, avendo profuso in questa battaglia per la verità, il diritto e la giustizia tutte le loro energie. A conclusione, un SMS, una sola parola da parte della mamma di Ara, Maura Panaresi, all'avvocato di famiglia Enrico Pelillo, pone fine a questo secondo atto di questa intricata, drammatica vicenda giudiziaria. Grazie. Rassegna stampa. Bossetti il giorno dopo. L'Eco di Bergamo, Vittorio Tanà, il delitto di Ara, due processi, una sola sentenza. Uno vero in tribunale, l'altro sui media. Libero, Cristiana Lodi. La sentenza d'appello per l'omicidio di Ara Gambirasio, perizia negata, Bossetti colpevole senza prove. Il test sul DNA avrebbe tolto i dubbi.
Il giornale, Luca Fazzo, Bussetti, di nuovo ergastolo, e lui l'assassino di Ara. Dopo 15 ore di camera di consiglio confermata la condanna, ma i giudici e giurati forse si sono divisi. Giovanni Terzi, dal DNA al traffico telefonico, troppe cose non quadrano, i dubbi restano tanti. La Repubblica, Paolo Berizzi, ergastolo a Bussetti, ma la giuria si divide. Iara, la Corte d'Appello, dopo 15 ore di camera di consiglio, conferma la pena. Io, innocente, rifarei il test del DNA, il discorso che ha scatenato i dubbi. Corriere della Sera, Giuliano Ubiali, la lunga battaglia sulle analisi e la polemica sulla foto satellitare. Maritta, figura centrale delle indagini. Bussetti, la difesa finale, quel DNA non è mio, tornerò a testa alta a casa dei miei figli. Bussetti, Iara poteva essere mia figlia, la sconcertante semplicità del male. L'Ecco di Bergamo, Vittorio Attanà, Bussetti, alta tensione dopo una seduta a Fiume, ergastolo in appello. La scomparsa, il DNA, il fermo, il processo, le tappe della vicenda, l'appello dell'imputato ai giudici, i veri colpevoli sono liberi. Il Giorno, Gabriele Moroni, la Corte d'Appello decide dopo 15 ore, Bussetti, nessuno sconto, condanna all'ergastolo e l'assassino di Ara. Roberta Bruzzone, la superperizia non serviva. Bussetti, neanche un animale poteva usare tanta violenza contro quella ragazzina. La Gazzetta dello Sport, caso Iara, confermato l'ergastolo per Bussetti, l'appello non cambia il primo grado, sentenza dopo 15 ore di camera di consiglio. L'Ecco di Bergamo, il traduttore del caso Fikri, Leila Assoun, indagini serie, non avevo dubbi sulla condanna, italiana di origine libanese, perito traduttore, si occupò di tradurre correttamente una intercettazione che aveva portato prima all'arresto di Mohamed Fikri, il marocchino, che in un primo momento era stato arrestato il 4 dicembre del 2010. Lo avevano raggiunto a bordo di un traghetto salpato da Genova diretto a Tangeri. Bussetti in cella sconvolto dopo la prima notte della sentenza. Capra, non è scienza, ma un atto di fede nei rissi. Pezzotta, il profilo genetico è granitico. Salvagni, confidiamo nella Cassazione. Il Giorno, le tre carte della difesa. Illogicità delle motivazioni, nullità atti legali accertamenti DNA, mancata assunzione di una prova favorevole al muratore. Il Fatto Quotidiano, Davide Milosa, una voce di paese indicò la madre del muratore ora condannato. Bossetti, l'antico batte il nuovo, inchiesta risolta dalla soffiata. Le indagini del DNA, in 7 anni prelevati 23.000 profili genetici, analizzati 16.000, spesi 3 milioni di euro. Corriere della Sera, Maddalena Berbenni, quel grazie scritto via SMS da mamma Mauro all'avvocato di famiglia Enrico Pelillo. La lunga notte del Tribunale di Brescia, Giuliano Ubiale, Bussetti, chance in Cassazione. L'avvocato Claudio Salvagni, Massimo era convinto che sul DNA gli avrebbero concesso la perizia. La difesa del muratore, avanti fino alla Corte Europea. Il Giorno, Gabriele Moroni, Bussetti, il colpevole fuori e se la ride. L'urlo di Bussetti, voglio i miei figli, i giudici non mi hanno ascoltato. Laura Letizia, mio fratello non è Rina e il test genetico lo scagionerà. Altri sono colpevoli, non è uno solo, ma un gruppo. Giallo, settimanale, il caso Iara, c'è solo un colpevole, Massimo Bussetti, ancora all'ergastolo. Nessuno può voler male a Iara, per me non è morta, così la ricorda il fratellino. Settimanale Giallo, Gianluca Neri, detto Macchia Nera, colui che ha fornito alla difesa la foto satellitare del campo di Chignolo d'Isola, è stato assolto dal Tribunale di Milano con formula piena assieme ai colleghi giornalisti Selvaggia Lucarelli e Guglia Soncini dall'accusa di accesso abusivo a sistemi informatici. Gianluca Neri era accusato in particolare di aver rubato la foto della festa del compleanno di Elisabetta Canalis nel 2010 nella villa all'Aglio di George Clooney. Il Giorno, Gabriele Moroni, Bussetti, le ore della disperazione, sono stanco di soffrire e far soffrire. Illegale e devastato, porteremo il suo caso agli occhi del mondo. Corriere della Sera, Giuliana Ubiali, dopo l'ergastolo, la lettera nella notte, Bussetti, sono un peso per tutti, Salvagni, disperato per la perizia negata, ora porteremo in Italia i migliori genetisti.
Rassegna stampa, venerdì 21 luglio 2017, Bergamo Posto, Andrea Rossetti. Dopo 15 ore di Camera di Consiglio, la Corte d'Assise d'Appello ha confermato l'ergastolo. Bossetti è colpevole al di là di ogni nuova perizia. Settimanale Oggi, Giangavino Sulas. E Bossetti, la Sfinge, alla fine pianse. La Corte gli ha dato l'ergastolo. Ora la Cassazione. Il Giorno, Gabriele Moroni. Bossetti, le ore della disperazione. Sono stanco di soffrire e far soffrire. Illegale e devastato. Porteremo il suo caso agli occhi del mondo. La lettera scritta da Bossetti. Dopo aver gridato con coraggio, con tutte le mie forze a testa alta di fronte alla Suprema Corte, nella speranza che stavolta potessi realmente, finalmente essere creduto nella mia verità di sempre, aspettando con ansia, in trepida attesa il verdetto di giudizio, camminando non più di 5 passi in avanti e 5 passi indietro per ben 15 interminabili ore in una cella nei sotterranei del tribunale, nuovamente mi viene confermata la condanna di primo grado in ergastolo. Che dirvi, dopo tutto quello che ingiustamente continuo dover subire, neppure più ora tengo la forza di scrivere. Sto perdendo il piacere che più di tutto desidero nel stare accanto a mia moglie, ma soprattutto ai miei amori figli, cuccioli di vita nel vederli crescere. Sono profondamente deluso, sconfortato, distrutto dal dolore, stanco nel farmi capire e non essere per niente capito né ascoltato. Soffro vedere attraverso gli occhi di mia moglie, i miei figli, mia mamma, mia sorella, troppa sofferenza ingiusta. Sono stanco di soffrire e fare soffrire nel capire di essere ormai un peso per tutti quanti. Mi chiedo ora che valori abbia ancora la mia vita se non mi viene concessa nessuna possibilità nel difendermi. Vorrei poter credere ancora nella giustizia, ma dopo tutto quello che sto vivendo nella maniera più disumana possibile, ho grandi e seri dubbi nel ripensarlo. Non demordo e per niente desisto. Primo, perché ormai la mia innocenza è diventata una ragione di vita, e secondo, vivo per l'amore della mia famiglia. Pertanto non smetterò mai nel gridare ad oltranza la più assoluta e sincera verità di sempre, la mia innocenza. La lettera è stata affidata da Bossetti al suo legale Salvagni, che andrà avanti presentando ricorso in Cassazione. Non solo si sta pensando, afferma Salvagni, ad un convegno internazionale di genetisti come Gill e Butler. Poi Salvagni conclude: questo non è solo un processo, è una battaglia di giustizia, una battaglia di principi, una battaglia di civiltà, non solo per lui, per tutti. Se la sentenza verrà confermata, getterò la toga.